Qualche giorno fa mi sono trovato in un campo dove si faceva tiro con l'arco e allora mi sono ricordato di avere tirato un po' molti anni fa, più di 30 anni fa. E ho chiesto come si poteva fare qualche tiro, avere un approccio. E mi è stato risposto che bisognava fare prima un corso di alcune lezioni all'aperto in palestra con un arco semplice, senza, e poi che ci sarebbe stato bisogno di un'iscrizione, di un allenamento, insomma, di un procedimento per arrivare poi a tirare alla fine, arrivare a tirare a quel bersaglio posto a parecchi metri di distanza, lo vedrete molto lontano. Quel bersaglio che sembra raggiungibile con un semplice gesto del tirare una freccia che può sembrare anche un gesto molto normale, molto spontaneo, che viene così, insomma si può raggiungere tramite un processo, chiamiamolo una iniziazione, spostando il terreno a un'altra immagine. Mi è sempre piaciuta la montagna, sono andato in montagna durante la mia giovinezza. Sono salito su parecchie delle cime delle Dolomiti che erano raggiungibili attraverso delle ferrate. Mi sarebbe piaciuto anche arrivare ad arrampicare. Arrampicare era difficile, ci voleva tempo e soprattutto ci voleva un addestramento. Certo, le cime erano molto belle. Toccare la roccia con le mani è una sensazione, e aggrapparsi alla roccia e salire, pur senza fare il sesto grado, è una sensazione che ti lascia senza fiato. È una bella sensazione. Alla roccia ti sentivi inadeguato, perlomeno a quella che non aveva gli adeguati appigli, le adeguate sicurezze. Ma dove era possibile andare in sicurezza? Legandosi a una corda, a un'imbracatura, dove c'erano gli appigli, le scale, i ganci per i moschettoni, insomma lì si poteva anche arrivare, certo con le dovute precauzioni. Sicuramente arrivare là in cima, arrivare sulla vetta, anche a 3.000 metri, 3.200, non lo so, era comunque una soddisfazione, ma richiedeva una certa preparazione, richiedeva intanto delle condizioni atletiche sufficienti, un'attrezzatura, la compagnia, saper scegliere il tempo, conoscere le situazioni atmosferiche, conoscere come avvicinarsi, insomma tutta una serie di gesti propedeutici. Ma raggiungere la cima era una soddisfazione grande. Era una soddisfazione che non ti dava la passeggiatina sulla collinetta. Certamente era bello anche raccogliere funghi, stare sulla collina, fare il sentiero, cosa che adesso, unica cosa che adesso riesco a fare, perché purtroppo non riesco più a salire in ferrata, non ho più le forze. Ma non posso dire che salire in ferrata non fosse bello. E non posso neanche dire che con delle condizioni fisiche sufficienti non possa essere una cosa alla portata, anche alla portata di tutti. Certamente richiede una serie di gesti propedeutici, richiede un addestramento, una serie di conoscenze più o meno elementari, ma insomma, che servono per arrivare a quella meta. Allora, qualsiasi meta, e ovviamente tanto la montagna è più alta, tanto più impervia, tanto questa meta in qualche modo è ambita, tanto questa meta, una volta raggiunta, ci può dare maggiore soddisfazione, si può riempire di orgoglio e ci può far sentire anche capaci di raggiungere un obiettivo importante. Insomma, immaginiamo che questa montagna sia qualcosa di più che la collina nella quale mi trovo a passeggiare adesso. Questo per dire che ci sono colline, ci sono
montagne. E molto spesso ci fermiamo nelle colline e critichiamo la montagna, la vetta, la roccia, perché abbiamo provato ad arrivare lì con i nostri mezzi, senza le opportune conoscenze, e ci siamo dovuti arrendere al primo tentativo. E allora diciamo che la montagna, che la vetta è terribile, che questa cosa non è buona, è brutta, non ci piace, non è per noi, mentre magari ci piacerebbe arrivare lì, perché lì troviamo quella soddisfazione che non troviamo altrove. E perché se per esempio in letteratura o nella musica o in altre forme d'arte, insomma, no? Qualcuno ha prodotto delle montagne come valore, come spessore, insomma, no? E noi non riusciamo ad arrivarci, a salirci. Ci fermiamo alle prime pagine di quel libro e non riusciamo ad andare avanti, spesso perché non abbiamo gli strumenti. E allora critichiamo l'autore, lo sentiamo terribile, ma in realtà siamo noi che non abbiamo capito che per raggiungere quelle vette, quelle altezze, e quelle vette, quelle altezze non sono facili da raggiungere, ma si possono raggiungere con facilità se abbiamo quell'umiltà da cercare di crearci gli strumenti per arrivare lassù, che le cose non sono date così per scontate, con semplicità, neanche in letteratura, neanche in musica, nell'arte. L'arte è anche difficile, richiede dei prerequisiti, richiede uno studio, richiede un'iniziazione in qualche modo, richiede un'abitudine allo sguardo, alla lettura, alla comprensione, a tante cose. A volte non è solo un diletto, però spesso è lassù che troviamo il massimo di soddisfazione. Finché stiamo nella collinetta, la soddisfazione è quella che è, meglio di niente. E io mi accontento di passeggiare in collina attualmente, insomma. Non in senso metaforico, in senso fisico, ma perché purtroppo non ho più la schiena per andare in montagna. Ma posso dire di esserci stato. Magari non ho fatto il sesto grado, magari non mi sono arrampicato in cordata, ma le ferrate delle Dolomiti le ho fatte quasi tutte, e a volte anche da solo. So che perlomeno ci sono stato. So apprezzare il valore e la bellezza di quelle scalate, chiamiamole così, facilitate ma scalate. Ma so anche che per arrivarci c'è stato bisogno di una certa progressione, anche fisica, anche atletica, anche di conoscenza, di studio, delle mappe, insomma, anche degli strumenti, come usare moschettoni, ricordino, esperienza. L'esperienza ce la dobbiamo fare partendo da una posizione di umiltà, insomma, facendoci prima, creandoci prima gli strumenti adatti. E anche in letteratura è possibile crearci degli strumenti adatti. Finché rimaniamo sulla collinetta, finché leggiamo i fantasy, finché leggiamo quella cosa lì, o finché non ci poniamo problemi di critica letteraria, non ci poniamo problemi di capire qual è il linguaggio, qual è la specificità di quel determinato testo, finché non ci entra nel gusto e quindi noi non capiamo direttamente al primo impatto, finché non abbiamo quindi delle chiavi di lettura per un testo, è facile che nel momento in cui lo approcciamo ci rinunciamo, anche se ci sarebbe potuto piacere. Perché è vero, molti testi non sono fatti per noi, quindi sono testi che potremmo essere in grado di leggere e di capire, ma che poi non sono fatti per noi. Però c'è anche da dire che ci sono testi che non siamo in grado di capire e che quindi giudichiamo che non siano fatti per noi, ma solo perché non ci arriviamo.
Allora questo è un limite, questo è un qualcosa che ci toglie una possibilità di esperienza, un'esperienza che vada oltre, anche nel grado di soddisfazione che potrebbe essere in grado di apportarci. Ecco. Volevo dire questo. Un saluto.